29 luglio 1983. Viene ucciso a Palermo il giudice Rocco Chinnici. Muore nell'esplosione della sua auto, una Fiat 127 imbottita di esplosivo parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Federico Pipitone a Palermo. Ha 58 anni. Ad azionare il detonatore è il killer mafioso Pino Greco. Quando si dice che a Palermo buona parte dell'economia si fonda sulla droga, non si esagera. I processi che sono stati definiti anche al dibattimento provano in maniera incontrovertibile questa nuova realtà, cioè la mafia, grande imprenditrice, la mafia, grande potenza economica. Con Chinnici muoiono altre tre persone raggiunte in pieno dall'esplosione. Sono il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta, componenti della scorta del magistrato, e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Chinnici è considerato il padre fondatore del pool antimafia, di cui facevano parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello.